se la medicina ufficiale, se la medicina ufficiale, ma tutte le medicine, se arrivassero a capire la causa dello sternuto, capirebbero la causa dei tumori. Ma lo sternuto è un classico del raffreddore, cioè, no? No, 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 assolutamente. Lo sternuto è la risposta più potente, più immediata, più rapida del nostro sistema immunitario all'introduzione di sostanze che non sono tollerate. Il tumore è un qualcosa che ha una causa, non è una maledizione divina, non è una tegola che ci cade sulla testa, è un qualcosa che avviene per una causa ben precisa, per un qualcosa che va a creare un disguido nel nostro sistema immunitario. E nel nostro DNA c'è scritto anche come le cellule si devono riprodurre. Se i meccanismi funzionano come si deve, se gli input, se i comandi funzionano come si deve, le cellule si riproducono correttamente. Se i messaggi, se i comandi, se gli ordini avvengono in modo sbagliato, si possono sviluppare delle patologie, anche le patologie tumorali. Le cellule non si riproducono più come si devono riprodurre e da lì può partire un nuovo messaggio di una riproduzione scorretta delle cellule nei vari organi, nei vari tessuti. Bisogna capire chi è che ha in mano il rubinetto dell'apertura dei vari passaggi. La zona, l'area, il sito dove nessuno ha mai messo tanto il naso e solamente adesso si sta cominciando, sia proprio l'alimentazione. Quel contatto quotidiano che noi abbiamo con l'esterno. Noi tutti i giorni introduciamo nel nostro organismo una buona quantità di sostanze, solide o liquide. E volete che in tutte queste quantità, in tutti questi quintali e tonnellate di cibo, non ci possa essere qualcosa di veramente tossico? Di qualcosa che va a sollecitare proprio questo meccanismo di controllo, di regolazione della programmazione delle nostre cellule? E quindi bisogna capire che anche il cibo che noi introduciamo quotidianamente ci può essere proprio un qualcosa che fa sì che alteri questo nostro meccanismo di controllo, meccanismo di governo di tutta la nostra vita, di tutta la nostra esistenza, di tutta la nostra riproduzione cellulare, di tutto il nostro funzionamento. Se noi introduciamo in modo frequente, quotidiano, proprio spesso, molto spesso, delle sostanze che il nostro sistema immunitario non riconosce, tra le varie possibilità a cui possiamo andare incontro ci può essere anche quella di un tumore, di una forma tumorale. Però se non riusciamo a capire dove sta la causa, il nostro organismo è programmato, e ripeto, è programmato per porre rimedio. C'è la possibilità di guarire, di far regredire i tumori, sì, certamente. Di tornare nella norma. I tumori è una trasformazione delle cellule che invece che riprodursi nel modo regolare, normale, come previsto, come programmato, subiscono una trasformazione per cui cambiano il loro modo di riprodursi. Che poi lì sia dovuto a una modificazione di qualche gene che controlla quel determinato organo e la riproduzione delle cellule in quel determinato organo, ma anche questo è un compito sempre dei famosi ricercatori, si parla tanto di ricerche, ma che ricerchino dove devono ricercare, che non vadano a cercare i funghi porcini in riva, ecco, in riva a un fiume, dove ci sono i sassi, non crescono i porcini in riva a un fiume, e se non vanno a ricercare veramente dove sta la causa dei tumori non troveranno mai la causa vera.
Quindi c'è questa trasformazione delle cellule sotto l'input di determinate sostanze che creano o direttamente o indirettamente o attraverso una modificazione genetica o attraverso uno stato di infiammazione perenne, costante, per cui poi avviene questa trasformazione praticamente tumorale delle cellule. Ma la causa è quella. E se non si rimuove la causa, se non la si rimuove, ma il tumore si ripropone. Faccio sempre l'esempio, se qua ci fosse una frana, c'è una frana, ci costruiamo davanti un muro, un bel muro di cemento, ma la frana se lo mangia, la frana si ripresenta. Ben diverso il discorso, capiamo da dove viene la frana, andiamo a vedere dove sta questa benedetta infiltrazione d'acqua che crea questo movimento del terreno. Spostiamo quest'acqua da dove sta uscendo adesso, portiamola da un'altra parte, portiamola in superficie, convogliamola in un altro corso d'acqua. Basta, la frana si ferma da sola, senza costruirci sopra dei muri che appesantiscono e creano un'ulteriore frana. La mia concezione, che riguardano i secondarismi, i cosiddetti secondarismi e le metastasi, si pensa sempre che siano le cellule tumorali che prendono, che magari sopravvivono al trattamento chirurgico, al trattamento chemioterapico, al trattamento radiologico. Ma io invece penso che la continua introduzione di sostanze che noi non tolleriamo può scatenare una reazione infiammatoria, anche prolungata, ma anche acuta, acutissima, che determina lo stravolgimento della cellula. E per cui le cellule, da cellule normali, non si riproducono più in modo normale, ma si riproducono come cellule alterate che danno origine ai tumori. Chi fa sviluppare una malattia, un secondarismo, una metastasi? In un organo a distanza. Perché le cellule non campano così tanti anni, le cellule sono in continua riproduzione. Quindi, come mai a un certo punto, facciamo conto, una donna colpita da un tumore al seno e dopo un tot di anni magari si ripresenta o al seno dall'altra parte, oppure si ripresenta il fegato, oppure si ripresenta le ossa, oppure si ripresenta i polmoni? Come mai? Le cellule hanno preso, quelle cellule tumorali hanno preso la zattera, oppure lì, in base alla nostra programmazione genetica, abbiamo avuto una alterazione delle cellule lì nel secondo luogo. Siamo stati programmati per riconoscere determinate sostanze. E invece gli ultimi 50 anni, soprattutto con l'accelerazione degli ultimi 30 anni e soprattutto 20 anni, noi consideriamo il corpo umano come un cassonetto dei rifiuti. La storia è degenerata quando è venuta avanti la storia delle chilocalorie, per cui lì bastava buttare dentro determinate chilocalorie e il corpo umano si sviluppava, aveva tutto l'essenziale per funzionare bene, per stare bene, per crescere bene. Invece il corpo umano funziona a sistema immunitario. Riconosce certe cose, sì, e altre non le riconosce. Il contatto prolungato con determinate molecole può scatenare determinate patologie. Perché poi se è una continua sollecitazione immunitaria, e dai oggi, dai domani, dai dopodomani, lo stato infiammatorio va a finire che determina una cattiva, pessima riproduzione cellulare, per cui succede che magari le cellule cominciano a riprodursi non come sono programmate, ma magari in modo anomalo, tra cui ci può essere la metaplasia oppure addirittura la trasformazione in cellule cancerose. Ma il tumore non è un fatto sporadico, è proprio la conseguenza
di una forma infiammatoria continua, costante, pressoché quotidiana, che porta prima a una forma blanda, poi sempre maggiore, sempre più pesante, fino a che poi si arriva all'alterazione della struttura cellulare, della programmazione cellulare, per cui le cellule si riproducono in un altro modo e si ha questa... Lì c'è questo danno gravissimo. Tanto di quel materiale per i ricercatori, se volessero ricercare nel posto giusto, invece che vanno a cercare delle cose che fanno, lasciamo perdere. Non vorrei che le persone poi si illudessero, da dire ma quello conta su queste storie, illude le persone. Io non illudo assolutamente nessuno, dico che come si formano determinate trasformazioni patologiche dei tessuti del corpo umano, si può anche andare incontro a una riparazione totale di questi tessuti. Certo. Però bisogna fare il cammino inverso e tanto tutto quanto passa attraverso uno stato infiammatorio. Prima o poi ci arriveranno anche a capire che anche i tumori sono la conseguenza di uno stato infiammatorio protratto e continuo e prolungato. Quindi anche l'endometriosi può ritornare indietro e sparire e le donne che hanno problemi di endometriosi, che non riescono ad andare incontro ad una, portare avanti e a portare a termine una gravidanza, possono invece riuscire in quella impresa. Quindi sono essenzialmente tre, al di là che tutti gli alimenti che creano uno stato infiammatorio sull'apparato digerente e poi questa infiammazione si trasmette all'apparato genitale. Quindi latte, yogurt e formaggio di ogni animale conviene farli sparire. Cereali tutti, soprattutto quelli con il glutine. Non solo quelli col glutine, ma anche in questi casi qua, almeno per quei 4-5 mesi proprio di alimentazione, chiamiamola così, aggressiva, che possa far sì che sparisca del tutto l'infiammazione, sarebbe opportuno farli sparire. E poi le altre sostanze veramente pericolose, al pari di questi qua, sono i dolci, gli zuccheri e soprattutto i dolci cremosi. Perché i dolci cremosi, che sia la panna, che siano i tiramisù, i profiterol, che siano i gelati, che siano i cioccolati al latte, che siano le creme, i budini, veramente quando ci sono queste storie qua bisogna toglierseli dalla testa, completamente. Viene scandagliato tutta la storia delle persone tranne che indagare sulle sue abitudini alimentari. È incredibile. Le uniche sostanze che penetrano e rimangono a lungo a contatto del nostro sistema immunitario, all'interno del nostro apparato digerente, non vengono prese assolutissimamente in considerazione come possibile causa di un tumore. Pensate, eppure ci sarebbero già potuti arrivare e avrebbero scoperto che dietro il tumore alla mammella o all'utero, al collo dell'utero, all'ovaio, vi dicendo, nella stragrande maggioranza dei casi, qua in Occidente, perché poi se si va a vedere in altre parti del pianeta questo tumore non colpisce così come qua in Occidente, c'è essenzialmente il latte e i derivati del latte. Per cui queste donne che sono condannate ad avere il tumore al seno, all'utero, all'ovaio, alla mammella, dietro c'è quella semplicissima causa. E molti ce la farebbero a guarire, rimuovendo la causa, perché il corpo umano è dotato, la natura ci ha dotato di sistemi di autoguarigione strabilianti. Se noi rimuoviamo la causa, il tumore così come si forma può anche essere proprio bloccato, arrestato, ridotto a un ammasso di calcio. Non stiamo parlando di guarigioni miracolose. Non illudiamo nessuno, però se si vuole fermare un tumore, anche quella alla prostata, bisogna rimuovere la causa. Per cui se una persona è stato colpito da un tumore alla prostata, che sia pure operato, che sia trattato con la chemio, con la radio e tutto, se poi dal giorno dopo, da quando riprende l'alimentazione normale, non rimuove dalla sua vita la causa principale, il tumore se lo trova nel fegato, nei polmoni o nelle ossa. Il che è decisamente peggio, perché tutto sommato la prostata, diciamolo così in parole povere, è un organo marginale, come pure quello delle donne, il seno, è un organo marginale. Ben più importanti sono il fegato, i polmoni e le ossa. Una delle leggi proprio fondamentali
della natura e dei mammiferi è che le femmine dei mammiferi, quando mettono al mondo una creatura, un loro figlio, che sia un bambino umano, che sia un vitello, che sia un coniglietto, che sia un leoncino, che sia un tigrotto, che sia un elefantino, vengono nutriti per un determinato periodo solo ed esclusivamente con il latte prodotto dalla propria madre. E dentro quel latte c'è dentro tutto l'essenziale per permettere la sua crescita armoniosa, di tutto l'apparato scheletrico, osteoarticolare, di tutto, dell'apparato digerente, tutto, per tenerlo saldamente al mondo senza patologia. E dentro questo latte ci sono proteine, ci sono zuccheri, ci sono enzimi, ci sono ormoni, e che sono specifici per ognuna specie. Quindi gli esseri umani che mangiano il latte di un altro mammifero, e soprattutto voi donne che vi cibate di questo prodotto, praticamente voi che avete un sistema ormonale ben preciso, ben specifico e ben complesso, praticamente gli ormoni di questo latte contrastano con i vostri ormoni. Da lì hanno origine le grosse patologie, nell'85-90% dei casi i tumori al seno, i fibroadenomi al seno, ciste ovariche, fibromi dell'utero e dell'ovaia, tumori dell'utero e dell'ovaia hanno origine da quel contrasto ormonale. Se la ricerca decidesse veramente di ricercare dove c'è la causa e l'origine, lì scoprirebbero la verità. Dei tumori bisogna capire perché si formano, e il perché è nella scalfittura quotidiana del proprio sistema delle difese immunitarie. E così pure, adesso che verrà, ne parleremo comunque anche del papilloma virus. Dietro al discorso, questo tipo di tumore, ma c'è anche lì, il solito noto, quella sostanza che la natura ha messo a disposizione delle femmine dei mammiferi per i loro piccoli. Noi stiamo usando qua in Occidente tantissimo latte, derivati del latte, tra l'altro come mai è stato usato? Perché fino a 50-60 anni fa non ne usavamo così tanto, perché il consumo di latte c'era, ma veniva da pochi decenni prima, dal secolo prima, dalla fine dell'Ottocento, da metà dell'Ottocento. Ma poi è subentrato l'uso massivo e massiccio proprio dello yogurt, l'uso massivo e massiccio dei formaggi. Come mai c'è stato nella storia dell'umanità? Perché l'industria alimentare, l'industria agricola, diciamo così, l'agricoltura industrializzata, che ha messo in cantiere delle stalle megagalattiche, degli strumenti di mungitura enormi, di conservazione del latte enorme, E adesso tutti i nodi vengono al pettine. La natura non si dimentica di nulla. Man mano, nelle generazioni, rimane traccia nel DNA, nelle varie generazioni, di un qualcosa che indebolisce il sistema immunitario. E dai oggi, dai domani, dai dopodomani, arrivano al guaio. E infatti adesso si vedono i casi proprio dei tumori dell'apparato genitale femminile, come pure dell'apparato mammario, delle mammelle, che si era partiti da un'età 70, 60, 50, 40, 30. Nelle settimane scorse in provincia di Piacenza c'è stato un congresso di medici così, in cui parlavano dell'abbassamento dell'età in cui si sviluppa nelle donne il tumore al seno, che adesso si è portato anche sotto i 40 anni. Ma cosa ci vuole per capire che sta succedendo tutto questo qua in Occidente? In Oriente, in Africa, in America Latina non sta succedendo un bel niente. Provano a fare che 2 più 2 fa 4, ossia certi alimenti sono causa di determinate reazioni immunitarie, tra cui se le donne consumano latte, derivati del latte in modo massiccio, possono sviluppare molto
il tumore del collo dell'utero, della cervice, vi dicendo, diciamo pure causato da questo papillomavirus, ma perché le loro difese immunitarie si sono ridotte, perché nel loro DNA c'è che questo meccanismo che salta della difesa immunitaria, perché viene stimolato in senso negativo dall'uso di queste molecole. Quindi basterebbe cancellare. Capisco che dietro ci sono delle problematiche economiche a livello che coinvolgerebbero tutto l'Occidente, ma non c'è santo che tenga. È una battaglia persa. Ogni anno stiamo andando incontro, solamente per il tumore al seno, a 40-50 mila casi nuovi ogni anno. È spaventoso. È veramente spaventoso per i costi sociali, per i costi individuali, per i costi proprio anche affettivi e sentimentali delle persone che sono colpite e che poi praticamente salta per aria tutta la vita di queste persone. Un fatto che mi ha colpito molto è la storia dell'attrice super famosa, forse la più famosa, Angelina Jolie, che ha deciso, visto che nella sua famiglia c'era una grossa familiarità per il tumore al seno, ha deciso di farsi togliere le ghiandole mammarie, perché così pensa di non buscarsi un tumore al seno. Il guaio è che non hanno scongiurato un eventuale tumore all'utero all'ovaio, perché non è detto che si sia colpiti solamente alle mammelle, ma e visto che la causa principale di questi tumori sono essenzialmente latte e i derivati del latte, ma ci potrebbe essere una deviazione se la signora Jolie continua magari a utilizzare latte e derivati del latte, una deviazione verso l'utero e l'ovaio. Quindi non pensi, se una si alimenta in modo sbagliato, di farla franca rispetto al tumore. L'unico modo non è quello di farsi togliere le ghiandole mammarie, l'unico modo sarebbe quello che si decidano i signori dei tumori, si decidano dove sta la causa del tumore. Anche proprio stamattina, che poi quando ci sono casi estremi, una signora nata nel 1957, 2 anni fa tumore al colon e poi tumore anche subito al fegato, noduli al fegato, operata, trattata, chemio, radio, sembrava tutto a posto, e dopo due anni, visto che alla signora non è stato detto di togliere gli alimenti che causano il tumore, figuriamoci se lo dicono, si è ritrovata un nuovo tumore. La signora non fumava, la signora non beveva, però mangiava caffè latte al mattino con biscotti, uno yogurt se non era metà mattino come spuntino, era lo spuntino al pomeriggio, e i frequenti latticini la sera. Basta. Gruppo del sangue A, va tosta. Ma i signori sono ancora convinti che sia la carne. Certo, le persone di gruppo A non devono assolutamente mangiare la carne rossa, di manzo, di vitello, cavallo. Ma non è certamente la carne che fa venire i tumori. I paesi dove non si consuma assolutamente latte, yogurt e formaggi, i tumori all'utero, all'ovaio e al seno sono sotto i piedi, anche se si fumano sigarette a tutto spiano. Parlo dell'Oriente, della Cina, del Vietnam, di tutti quei paesi, Indonesia, tutto quanto. Tra un po' ci arriveranno anche loro, perché le multinazionali del latte spingeranno perché si aprono anche quei mercati e si apriranno, quindi inizieranno le avventure con i tumori. Però la storia è questa, e la cosa vergognosa è che strombazzano tanto con il fumo, con l'alcol, con la carne, e poi non dicono dove sta la causa principale dei tumori femminili. E i meno responsabili, non che sia un incentivo a bere a tutto spiano, assolutamente no, ma i meno responsabili sicuramente sono il fumo e l'alcol, sicuramente. Poi, è meglio che la gente quindi non fumi. Quindi se dovessimo fare una classifica di pericolosità al primo posto, cosa... Tumori al fegato? Ah, tumori al fegato, latte, yogurt e formaggi. Poi, seconda battuta, la carne, i salumi di maiale. Ma il maiale, per quanto tossico sia, tremendo, ma la gente, bene o male, lo sa che il maiale può fare male.
Ma invece chi ha un'aureola di alimento veramente valido, come la signora di prima che telefona che mangiava tanto parmigiano e che poi si trova l'osteoporosi, sono proprio i latticini, soprattutto i latticini stagionati, quelli che i medici ci vanno giù pesanti, dica lei li mangi perché sennò va in osteoporosi. E Crebbio, ma che vadano a vedere le donne cinesi se hanno l'osteoporosi. Dico, andiamo a fare le ricerche nella foresta amazzonica dove non mangiano latte. Andiamo in Alaska, andiamo in Siberia, andiamo in Lapponia, andiamo in Cina, andiamo nei popoli dove, dei popoli dove non si usa il latte. Andiamo a comparare la densità ossea di questi popoli, delle femmine soprattutto, visto che poi sembra che l'osteoporosi colpisca soprattutto le donne in età di menopausa. Andiamo a compararle, compariamo la loro alimentazione. E poi lì casca l'asino del latte, ci casca. E si vede, e si vedrebbe subito chiaramente, che chi mangia latte ha le ossa più fragili. Del resto, se si vuole risolvere i problemi delle ossa, dalle comuni ciste ossee ai tumori ossei, Crebbio, bisogna il latte, è la prima cosa che bisogna togliere. Qua non è per criminalizzare un qualcosa. Gli unici che vanno criminalizzati sono i ricercatori che non hanno ancora capito dove sta la storia dell'origine di questi tumori. Quanti tumori al seno dovremmo avere ancora per veder comparire un ministro della sanità che non esiste più, ma almeno il suo sosio, via dicendo, che venga a dire donne, smettetela di mangiare latte e non avrete più problemi al seno, all'utero, all'ovaio. È inutile fare vaccinazione di massa per il papilloma virus. L'unica vaccinazione di massa è quella di andare a fare la spesa dal pescivendolo o dal verduriere. È quella la miglior vaccinazione. Volevo dirle, dottore, io ho la sorella che è stata operata di tumore al seno. Sì. E praticamente durante l'intervento ha fatto la IORP, insomma, la radioterapia. Sì. Quando è andato tutto bene, alla fine lei è un zero negativo. Sì. Dopo, alla fine, insomma, è andato tutto bene, poi gli hanno dato, insomma, sta chemio da fare, sta pastiglietta per prendere per 5 anni. Che sì. Lei rifiuta di prendere perché avete avuto altre sue amiche, prese queste pastigliette, e poi gli è venuto pure all'utero, allora si preoccupa, non sì. La vuole prendere. Ma le sue amiche, quanti anni ha sua sorella? 63. 63, a che età ha sviluppato il tumore? Praticamente a febbraio è stato operato. A febbraio. Zero negativo. Zero negativo. Sì. Ma di solito hanno la pellaccia dura quelli zero negativo. Però vede, ma la causa del tumore, e non c'è tamoxifeno femara che tenga proprio, se continua a utilizzare gli alimenti che l'hanno portata ad avere il tumore, come c'è stato il primo, può esserci il secondo, può venire colpita non solo al seno, ma anche all'utero, all'ovaio, ma anche al fegato. La causa principale facilmente sono stati o latte o yogurt o formaggi. Sua sorella, se toglie questi alimenti, ma tutti i tipi di latte, non solamente il latte di mucca, ma anche il latte e i formaggi di capra e i derivati del latte di capra, ma anche quelli di pecora. Sua sorella che si dimentichi d'ora in avanti di tutto ciò che contiene molecole di lattosio. Molecole? Di lattosio, di latte, basta, stop, ci dia un taglio. C'ha la sua carne giusta, il suo pesce giusto, le sue verdure giuste, vivete nella patria del riso, decisamente per un gruppo zero molto ma molto meno peggio il riso del frumento, ed è a posto. E se la cava. Perché vede, con farmaci o senza farmaci, il suo sistema immunitario porrà rimedio e non svilupperà ulteriori tumori. Perché lei, avendo letto tutte quelle controindicazioni lì, si è spaventata. Sì, ma guardi, tanto il tumore, il discorso, prima dicevano che una persona poteva essere a posto se superava 5 anni dopo il tumore. Mm. Ma perché prima la diagnosi veniva fatta, qualche anno fa, fino a un 10 o 12 anni fa, prima la diagnosi era molto più tardiva, per cui la storia andava già avanti un bel po'. Adesso invece la diagnosi
viene fatta in modo molto ma molto più precoce. Quindi intervengono chirurgicamente, radiologicamente o via dicendo, in modo molto più rapido e precoce. Per cui tutta la storia si sposta non entro i 5 anni, si sposta entro i 7 anni. Per cui poi è facilmente che uno superi i 5 anni e poi al sesto o al settimo, patatrac, la seconda storia. Però ho visto anche delle persone avere una ricaduta sempre con una forma tumorale anche a distanza di un anno, nonostante sì, tamoxifeno, sì, Femara, sì, o via dicendo, ecco, insomma. Quindi allora, è lì. Sua sorella si deve dimenticare tutto ciò che contiene latte o derivati del latte, di ogni animale. Questa pastiglia che lei si rifiuta di prendere, cosa bisogna? Bisogna incoraggiarla a prenderla oppure... Che cosa? Il farmaco? Il farmaco. Sì, farmaco. Ma gliel'ho detto, ma le difese per sua sorella sono facilmente racchiuse molto di più nel pesce, nella carne, nelle verdure, che non in quei farmaci. Sì. Però se sua sorella continua a mangiare la causa di quel tumore, ossia o latte, yogurt o formaggi, che vuol dire che ne ha mangiate e come, ecco, non c'è santo che tenga. Facilmente è facile appunto che si ripresenti un secondo caso. Ma se gli oncologi fossero come dovrebbero essere, l'avrebbero già capita questa relazione. No, l'hanno relazione. Capito, ma non l'hanno ancora detto, perché oggi, scusatemi se mi accaloro un po', sono già in molti gli oncologi a sapere che la responsabilità di questa malattia sta proprio nell'abuso di latte e di latticini. Però non tutti hanno il coraggio di dirlo, però si dice sottovoce, adesso si dà il consiglio in molti centri antitumori. In molti centri, sì. Però il messaggio che arriva è quello, non mangiate la carne, quando c'è una persona un tumore, via la carne rossa, che come abbiamo detto prima, sì, su una persona di gruppo A o B può scatenare anche una forma tumorale ben difficile al seno, più facile allo stomaco, all'apparato digerente, ma su una persona di gruppo 0 la carne rossa mai e poi mai farà venire un tumore al seno. Invece, in certi centri dove vengono curate le persone affette e colpite da tumori, sì, quando sono state poi operate, dicono programma alimentare in cui c'è l'astensione dai latticini. Dai latte del latticino. Ma crebbio mondo, ma allora per quale motivo non deve non essere dobbiamo detto? Dirlo prima. Non deve essere detto in forma preventiva, invece se la prendono solo con la carne, che non c'entra niente, non ha mai fatto venire un tumore al seno a nessuno la carne, mai. Se la sorella non vuole mangiare la carne, ma che almeno mangi del pesce. Di gruppo 0 si mangi il salmone, il persico, buono e ottimo. Il salmone non quello affumicato, ma quello normale, naturale e anche crudo. Salmone crudo col limone. Credo che lì ci siano dentro tante di quelle proprietà antitumorali da far paura. Costerebbe anche molto meno. La chemio fatta col salmone crudo col limone. Decisamente meno. Sì, perché andando avanti con gli anni, allora, il rischio decuplica di sviluppare un tumore. Altro che, ma perché come proprio se il sistema immunitario si arrabbiasse brutalmente, perché uno dice, insomma, il sistema immunitario dice, guarda, ti ho mandato questo avviso e prima ancora di arrivare ad avere una forma tumorale, ci sono tutte le altre avvisaglie, ecco, non è che scatta, è difficile che scatti così come prima batosta. Sempre ci sono tutti i vari passaggi, i vari segnali. Comunque il sistema immunitario manda a dire questi messaggi, guarda, c'è questo, rifletti, ragiona, guarda che stai seguendo una strada sbagliata. Invece niente, come niente fosse, chirurgia, chemio, radio, e poi uno continua a buttare dentro le stesse molecole tossiche. E allora non ci siamo, il sistema immunitario poi è variabile, chi è più lento, chi è più rapido, sempre. Ma il tumore al seno, ecco, mi è capitato di aver visto una persona di gruppo 0, ad esempio, anche grossa consumatrice di birra, e si beveva una buona quantità di birra quotidiana, tipo una lattina da 66, che per una donna non è poco, e dopo poco ho sviluppato tumore al seno. E poi continuato con quello, recidiva sul tumore al seno, dopo pochi mesi. La birra contiene glutine, sappiamo. Vediamo. Comunque, allora, visto che ci sono queste, capisco veramente, perché oramai sta diventando talmente pressante questa voglia di avere una risposta
ai propri problemi, anche perché oramai la gente lo sta capendo, che non c'è denaro che tenga. Stasera abbiamo fatto l'esempio di Santorum e di sua figlia, c'è stato pochi mesi fa la storia di Steve Jobs, che nonostante Steve i suoi Jobs, miliardi, poverino. Ecco, in barba a uno studio anche lì fatto in America, che pare che quelli che invece hanno grandi disponibilità economiche possono vivere meglio, perché godono di migliore salute, perché si possono permettere medici migliori, ma non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. Se uno si alimenta bene, che abbia soldi o non soldi, campa bene. Se uno si alimenta male, che abbia soldi o non soldi, rischia molto di più. Mi ha telefonato una persona che lavora in un istituto dove si occupano dei tumori, non facciamo nessun nome, è del nord Italia, va bene, che mi ha detto che già all'interno di quell'ospedale c'è un nucleo di almeno una decina di persone, tra tecnici, infermieri e addirittura anche un medico, che stanno seguendo questa dieta. Invece i caporioni non ne vogliono sapere tanto, non ci sentono. E tra l'altro mi ha portato una testimonianza dicendo che c'era uno del personale colpito dalla psoriasi e allora gli hanno proposto di seguire questa dieta. È successo che questa persona è guarito dalla psoriasi dopo che erano anni che andava avanti con rimedi vari senza trovare nessuna risoluzione. Se i grandi capi che gestiscono quei posti lì drizzassero un po' le antenne e facessero un bagno di umiltà, visto che non sanno mai dire la causa di queste patologie. Se uno glielo chiede, non lo sanno dire. Se un malato, un paziente, un suo familiare gli chiede, ma il cibo può c'entrare? L'unica certezza che hanno, no. Assolutamente no, il cibo non c'entra. E il bello sarà quando arriverà invece la risposta, sì, il cibo è la causa principale. Crollerà l'impero dei tumori. E davvero per forza sarà una necessità anche su queste patologie, per queste forme tumorali che riguardano il sangue, come le leucemie, i linfomi, i mielomi e tutto quanto. Perché se non si va a indagare come mai si sviluppano anche in modo improvviso, anche in persone giovani, giovanissime, abbiamo visto, ho parlato la volta scorsa delle leucemie nei bambini, come può succedere anche nelle persone valide, validissime dal punto di vista fisico, come atleti, abbiamo parlato per le leucemie acute del tennista Luzzi o del calciatore Fortunato. Quindi è lo stesso per quanto riguarda i mielomi e i linfomi. Il perché? E il perché non si va a indagare sulle abitudini alimentari di queste persone. Perché alla fine, che poi che si sia colpiti riguardo con una forma leucemica, con una forma di un linfoma, che sia linfoma non Hodgkin o linfoma di Hodgkin, non è che cambia molto. Uno può essere un po' più aggressivo, uno meno aggressivo, con uno si può risolvere abbastanza bene la questione, con quelli di Hodgkin si risolve un po' meglio, con i mielomi, però sono tutte cose che si possono, fatti, che si possono riproporre, ripresentare, per cui uno è sempre sul chi va là, non ha mai la certezza, anche se viene trattato, se vengono tolte masse tumorali, linfonodi, trattato con chemio, radio e tutto qua, non ha mai la certezza assoluta di avere fatto il passo definitivo verso uno stato di salute. Come succede, come l'esempio a cui ho accennato in precedenza, appunto, di una persona che 2 anni fa presenta un tumore al colon e al fegato contemporaneamente, trattato chirurgia, trattato con chemioradio, sembrava tutto a posto e poi improvvisamente si ripropone. Per forza, se non si rimuove la causa, il corpo umano reagisce come è programmato. Se è programmato per sviluppare una forma tumorale, per quanto riguarda le cellule del sangue, svilupperà una forma tumorale sulle cellule del sangue. Se è programmato per sviluppare un tumore all'utero, all'ovaio, al seno, alla prostata, al cervello, ai polmoni, al rene, o via dicendo,
Svilupperà quei tipi di patologie. Quella è la storia della genetica, della modificazione genetica. Certo, è importante, ma non fa capire la causa vera. Chi è che dà l'input? Chi è che schiaccia il pulsante per dire bene, adesso le tue cellule si sviluppano in un modo differente da quello normale per cui sono state programmate? E quello è il contatto vero, reale, quotidiano, pressoché proprio più che quotidiano, con materiale che il nostro corpo non riesce più a tollerare. La causa delle leucemie, che siano le leucemie acute o che siano le leucemie croniche, è praticamente misteriosa. Oddio, è misteriosa praticamente l'origine della gran parte delle patologie che riguardano l'essere umano. E la medicina ufficiale preferisce rimanere nell'ignoranza piuttosto che cercare sempre almeno un'ipotesi, un approccio ipotetico con gli alimenti. Preferisce dire no, gli alimenti non lo sono, e quando però uno cerca di indagare più a fondo, allora qual è la causa? Dice non lo sappiamo. E anche ultimamente mi è successo con delle persone colpite da tumori tosti, tremendi, come al cervello o alla mammella, con poi conseguenti metastasi, dicendo, e le pazienti poi dicendo ma non è che qualche alimento che io introducevo o ho introdotto ha scatenato questo, no stia tranquillo, non è quello, e gli ha detto e allora qual è? E non lo sappiamo. Ed è veramente, è quello che mi fa veramente imbestialire questa cosa qua, vuol dire proprio mandare il cervello all'ammasso. Per i tumori del sangue scagioniamo il latte e i derivati del latte. Avrei detto il contrario. Per l'esperienza che ho io... Il latte non c'entra. Latte, formaggi... No, secondo me latte, derivati del latte, sulle leucemie non c'entra granché. Sono molto, ma molto più responsabili invece i dolci, gli zuccheri e soprattutto i cereali. È lì. Che sono la base della nostra alimentazione. Che sono, sì. Ma qua, tutti o quelli a glutine? Quando c'è in ballo una patologia severa come questa, conviene proprio cancellarli tutti. Ho capito, per prevenirla? Tutta la famiglia dei cereali. Beh, per prevenirla lì sarebbe che già fin dall'inizio, quando un essere umano viene al mondo, come quando una macchina viene messa che è pronta per essere usata, e che lì al concessionario gli viene detto questa macchina va usata così, così e così. E lo stesso quando un essere umano viene al mondo gli si dovrebbe dire questo essere umano deve essere nutrito così, così e così. Però adesso è una storia che è ancora di là da venire. Però per l'esperienza che ho è proprio stato questo, che cancellando i cereali tutti e anche gli zuccheri, la possibilità di recuperare da patologie come questo è notevole. E io credo proprio che per quanto riguarda le malattie del sangue, anche le altre, i linfomi, i problemi delle piastrine, i mielomi, tutto quanto, sono molto... E anche la coagulazione del sangue. E anche la coagulazione. Sono molto, ma molto più responsabili i dolci, gli zuccheri e i cereali, che non invece la carne, il pesce, le uova e i latticini. È molto più facile che ci siano le recidive nei linfomi, nei mielomi, rispetto alle leucemie acute. Quindi lei ci ha messo una pezza, se l'è cavata, però in ogni caso deve stare attento. Io le ho detto qual è stata la causa della sua leucemia. Si è sbilanciata a mangiare dolci, zuccheri, frutta, amidi, cereali, poche proteine adatte, adeguate. E lì il suo sistema immunitario si è arrabbiato di brutto. Ed è scattata quella reazione lì, ecco, sotto forma di leucemia. Ho capito. Anche perché facilmente stava usando frequentemente, se non quotidianamente, degli alimenti che hanno sollecitato proprio, ecco, il suo sistema immunitario a reagire in quel modo lì. E in quella stagione, gliel'ho detto, facilmente arance, mandarino, mandarance. Ho capito. La causa principale del tumore al polmone
è proprio il glutine, i cereali. E quando si sviluppa, il tumore al polmone, che può essere molto subdolo, perché la storia dei tumori è questa, che in genere, rispetto alle altre patologie, sono molto molto subdoli. Non sono accompagnati da dolori, se non nelle fasi terminali. Magari sono accompagnati da, da segnali, diciamo, che magari non c'entrano niente. Tumore al pancreas potrebbe essere accompagnato da un dolore alla schiena nella zona toracica. Però magari uno non avverte niente a livello addominale. Poi quando arriva ad avere già dei forti segnali a livello addominale, magari il tumore è già molto molto sviluppato. Tumore al polmone può essere caratterizzato da una tosse come quelle che adesso stiamo sentendo. Tra l'altro le persone che adesso stanno tossendo, guardate che cosa vi siete mangiati stasera a cena. Perché il nostro organismo ci manda a dire con molta attenzione, precisione, con molta cura, quando introduciamo delle sostanze che non vanno bene. E che però noi abbiamo cancellato dal nostro buonsenso e dalla nostra conoscenza atavica, abbiamo proprio cancellato questa relazione tra quello che ci succede, come in questo caso la tosse, a quello che noi abbiamo introdotto. Tumore al polmone, credo e penso, e finora proprio l'esperienza che ho, e che non è di poche patologie, ma di veramente tante, forti, fortissimi consumatori di cereali e soprattutto di cereali con il glutine. Tumore alla tiroide, un altro tumore che è facile che sia in strettissima relazione con l'esagerato consumo di cereali e di cereali col glutine. E anche i melanomi, strettissima relazione con l'uso di cereali e di cereali con il glutine. Il guaio è che quando poi siamo incappati in una patologia così seria, così severa, è facile che saltino tutta una serie di altri meccanismi biologici, per cui il campo delle tossine che possono crearci dei problemi è facile che si allarghi, per cui l'area di salvaguardia che noi dobbiamo creare è un'area molto larga, è un'area che comprende sicuramente tutta una serie di sostanze e di alimenti che in precedenza invece avremmo tollerato bene e benissimo. Il tumore al polmone è di quelli che ufficialmente non dà tanto scampo. C'è il segnale, c'è il sensore, il catarro e la tosse. Quindi quelli sono il vostro faro. Quando compaiono, guardate, scrivetevi che cosa avete mangiato. Anche un'inezia può scatenare quella reazione. E guardate che il tumore non viene a casaccio al polmone. E non è detto che venga ai fumatori e basta. Ma il tumore, se fosse vero che viene per il tabacco, dovrebbero avercelo tutti i fumatori. E non è così. E sono più i non fumatori che hanno il tumore al polmone, perché la causa del tumore al polmone ha origine nell'apparato digerente. Quello che entra nei polmoni esce rapidamente e non è trattenuto. Quello che entra nell'apparato digerente rimane molto molto a lungo, per cui le molecole tossiche, dannose, dal punto di vista immunitario insopportabile, possono andare a creare dei problemi all'apparato respiratorio se quelle persone sono state programmate per avere come organo bersaglio il polmone. Quindi è meglio non fumare, ma sicuramente tra il pane e la pasta, e guardate che lo dico non per scherzo, lo dico ragion veduta dopo aver visto tante, ma tante persone colpite dal tumore al polmone. Il maggiore responsabile tra il pane, la pasta, quindi il frumento e il tabacco, è decisamente più colpevole il frumento, il glutine.
colpisce molto più duro e duramente e in modo inesorabile del tabacco. E guardate che c'è una marea di fornai che ci hanno lasciato i polmoni a causa del mangiare il pane e la pasta che producevano e soprattutto per respirare anche la farina di frumento. Mi spiace doverlo dire queste cose, ma un medico deve essere onesto con se stesso e onesto soprattutto con le persone, perché le persone non vanno illuse. E guardate che non c'è rimedio che tenga, non ci sono cellule staminali, non c'è terapia del calore, non c'è terapia, niente di niente che tenga a bada una reazione immunitaria come quella che porta ad avere il tumore. C'è solamente la risposta del nostro sangue, del nostro sistema immunitario, che da solo pone rimedio se si toglie, se si elimina il contatto quotidiano con quelle molecole altamente tossiche. Quindi la speranza ci può essere, ma la speranza deve essere assecondata dall'eliminazione della causa. E guardate che la tosse e il catarro vi vengono in aiuto. Sono un grande, grandissimo aiuto, sono la spia, sono il sensore, sono le vostre luci sul cruscotto che si accendano quando succede qualcosa nelle parti più importanti del nostro organismo. Perché come si forma una reazione immunitaria? Perché un tumore, come pure una tiroidite, come pure un mal di gola, è una risposta, è una reazione del nostro sistema immunitario a un qualcosa che noi introduciamo. E per quello, se il signor Veronesi è arrivato a dire che adesso l'alimentazione ne fa più danni del fumo, è perché oramai lo sanno. È che però magari qualcuno gli può chiedere il conto, gli dice: e come mai allora finora ci avete detto che il delinquente unico era il fumo o l'alcol? Che non hanno mai fatto venire forse la cirrosi a nessuno, adesso mica che stasera tutti si mettono a bere, trincare a tutto spiano. Ecco, quindi non è lei che ci autorizza gli esami, le gamma glutamina transpeptidasi, questa enzima qua del fegato, no? Che è una risposta immunitaria all'uso dei cereali, tanto per dire, perché si alza, mica perché... Quando le persone ce l'hanno alto e vanno dal medico e poi vanno dall'epatologo, vi dicendo... E quello lì dice: la smetta di bere. E l'altro, il malato, gli dice: ma guardi che io sono astemio e però ho le gamma GT alte. E allora? O come appunto la bambina di 4 anni che ha il tumore ai polmoni e mica che si fuma le sigarette e i sigari a 4 anni. E non credo che vive in un ambiente dove fumano come dei turchi i suoi genitori. Che così adesso si dà la colpa anche al fumo passivo. E allora c'è qualcos'altro. Le gamma GT, che è un valore che sta a segnalare proprio un problema al fegato, e le persone che ad esempio hanno l'epatite C spesso e volentieri ce l'hanno alle stelle, ma non è causato dall'alcol, è causato dal frumento. E se smettessero di mangiare il frumento o gli altri cereali che non vengono tollerati, andrebbe a posto. Ma quei noduli si sono formati, signora, proprio come reazione e risposta immunitaria del suo organismo all'introduzione di sostanze che lei non tollera. Ma questa introduzione deve essere un qualcosa che avviene o quotidianamente oppure di frequente. Perché se fosse un uso più che saltuario, difficilmente la tiroide reagirebbe in quel modo lì. E questo è un discorso che vale per tutte le patologie, soprattutto per quelle più gravi, per quelle più estreme, perché il nostro corpo tutto sommato riesce a smaltire delle tossine che noi introduciamo una volta ogni tanto. Ma se invece introduciamo le tossine spesso e volentieri, pressoché quotidianamente, con l'alimentazione sbagliata, il nostro corpo può reagire sviluppando dei noduli o sviluppando una risposta autoimmune o sviluppando una formazione di cellule cancerogene
cancerose, insomma. Quindi le risposte variano molto, perché, vede, noi abbiamo dentro di noi questa grande legge, che è il nostro DNA, e in questo DNA c'è stampato tutto e ancora più di tutto. C'è stampato le cose che noi tolleriamo e quelle che non tolleriamo. C'è stampato che se noi introduciamo certe cose, quali sono i meccanismi che saltano, quali sono gli organi che sono danneggiati o quali gli organi che invece non subiscono nessun danno o che addirittura ne traggono beneficio. Tumore dell'apparato digerente, dell'intestino, ma anche quelli del pancreas sono in diffusione notevole. E i tumori del colon, del retto, sono sicuramente in grande diffusione. Anche lì, se andassero a vedere bene, facendo un'indagine casistica, insomma, a livello planetario, dove sono più diffusi questi tumori, scoprirebbero, insomma, che sono diffusi dove c'è un certo tipo di alimentazione. Adesso piano piano si stanno smuovendo un po' le acque, anche i santoni, le eminenze planetarie, nazionali dei tumori dicono che lo stile di vita è importante, però sono i primi passettini, ecco, oramai ci sarebbe bisogno proprio di una svolta drastica e dire che, insomma, l'alimentazione è la causa fondamentale e principale nello sviluppo di tutti i tumori. Quindi il tumore al colon, ecco, le persone devono stare attentissime soprattutto a due sostanze che poi, per arrivare ad avere una patologia come questa, come una patologia di così tale entità e gravità, ecco, ci vuole veramente un contatto più che prolungato, ecco, difficilmente che un contatto sporadico, ecco, possa portare ad avere un tumore al colon. E invece un contatto quotidiano, frequente, ecco, lo può portare, e lì sicuramente ci sono le due più note molecole che noi prendiamo sempre di mira: latte, derivati del latte, e i cereali, soprattutto quelli con il glutine. Sono loro la causa principale dei tumori. È sempre, però, considerando che uno sviluppa un tumore in un determinato organo perché le sue caratteristiche sono quelle. Sì, perché i geni che controllano il funzionamento, perché adesso siamo all'inizio della storia genetica praticamente, poi piano piano verranno fatti passi ulteriori, ma ogni minima parte del nostro organismo è sotto il controllo di tutta una serie di geni, per cui se questi geni subiscono dei danneggiamenti, ecco, viene perso il controllo, e quindi si può andare incontro a una degenerazione del tipo di cellule che invece venivano programmate per funzionare in un certo modo. Però la causa del tumore al colon è tutto lì. Le persone, e soprattutto quando le persone cominciano ad avere lo sviluppo di polipi, cominciano ad alzare le antenne, perché i polipi non si formano, non si sviluppano. I polipi in genere sono delle formazioni, diciamo così, tumorali benigne. Ecco, praticamente che facciano in modo di togliere dalla loro alimentazione quelli che sono gli alimenti che usano più comunemente, che comincino ad incrementare la quantità di vegetali, non tanto come frutta, ma soprattutto come verdura. E io ho un carissimo amico, tra l'altro medico, tra l'altro del ramo, che anche lui è stato colpito in giovane età, proprio, ma nel tempo ancora dell'università, e praticamente tumore alla laringe, e non era un fumatore, insomma. Quindi non vuol dire, ma dietro i tumori e dietro i polipi, più che i latticini, ci sono i cereali. E per arrivare ad avere un polipo, un tumore benigno, un tumore maligno, bisogna che il contatto delle sostanze tossiche con il nostro sistema immunitario sia prolungato. Non dico quotidiano, ma pressoché quotidiano o comunque frequente. E anche lì, siccome la casistica dice che nei paesi dove non si mangiano dei cereali con il glutine, i tumori della laringe sono praticamente molto, ma molto, molto inferiori rispetto ai paesi dove si usano queste sostanze. Certamente, lì poi c'è in ballo le persone che sono programmate
programmate per avere questo problema e le persone che invece hanno una programmazione che magari il danno va a finire o sui polmoni o sui reni o sul pancreas o sul fegato. Ecco, quindi il discorso è tutto, alla fine si ritorna sempre alla programmazione genetica che ognuno di noi ha fino da quando viene al mondo. Addirittura si dice che il cancro è in aumento, il cancro della pelle, a causa dell'esposizione al sole. Certamente, quando non si sa dove trovare la causa, quando non si ha voglia di trovare la causa vera, indagando a 360 gradi, si dà la colpa alle cause più banali. Il sole, che non è neanche responsabile dell'eritema solare, il sole. Non è neanche responsabile dell'eritema solare, si dà la colpa all'ansia, allo stress, si dà la colpa appunto al contatto con qualche sostanza, niente. Sì. Volevo fare una domanda al dottor Mozzi, sì. E se c'è una relazione tra l'alimentazione e il melanoma? Ah beh, certamente, sa. Certamente, e non è un caso che queste forme tumorali si stiano diffondendo notevolmente. E lì c'è proprio, lì credo che sia pressoché matematico proprio, l'intolleranza totale al glutine con il melanoma. Per cui chi è colpito dal melanoma veda di cancellare poi dalla sua vita l'uso di tutti i cereali, ma sicuramente dei cereali con il glutine. Ho capito. Perché poi se le persone proseguono può essere che la storia si ripropone e si ripropone in modo tosto e tremendo. Quindi c'è qualcuno nel suo ambito che ha questo problema? Sì, mia moglie. Quanti anni ha? 44. Da quanto tempo è che ha manifestato il melanoma? 5 anni. 5 anni, com'è stato trattato? Asportazioni ne ha tolti 5 con 2 allargamenti. 5. E l'ultimo quando è? Un annetto fa. Un anno fa. Il gruppo del sangue di sua moglie? B, positivo. Guardi. Quello che l'ho detto lo ritenga non per vantarmi, ma lo ritenga la cosa più importante della sua vita. Cancelli il glutine dalla vita di sua moglie, anzi che sia sua moglie a cancellarlo. Per proteggere la pelle dal sole, non per esporsi in maniera massiccia, ma per poter passeggiare in riva al mare, eccetera, d'estate. Ma guardi, che non è per niente il sole la causa del melanoma, non è lì, capisco. Che diano la colpa a quello, come per il tumore al polmone danno la colpa al fumo di tabacco, poi si scopre che sono molto di più non fumatore ad averci. Come il melanoma viene anche a chi non si espone al sole, quindi non è lì. La causa è ben più profonda e parte, come tutte le storie, parte dall'apparato digerente e dalle sostanze che introduciamo, che il nostro sistema immunitario arriva a un certo punto che non riesce più a sopportarle e allora reagisce. Ho trovato una tabella interessante che vorrei però tu ci commentassi, tratta dal registro tumori del dati 2016, leggevo le cause note delle alterazioni del DNA nella genesi del cancro sono di vari ordini, si ipotizzano cause di tipo ambientale, genetiche, infettive, legate agli stili di vita e fattori casuali. Ascolta questi dati, la quota di tumori attribuibile ai vari fattori di rischio è riportata nella tabella 1 che forse già intravedete, poi ve la inquadro meglio. Negli USA il fumo di tabacco da solo è responsabile del 33% delle neoplasie. Un altro 33% è legato ai cosiddetti stili di vita, ovvero dieta, sovrappeso, abuso di alcol e inattività fisica. I fattori occupazionali sono responsabili del 5% delle neoplasie, le infezioni causano circa l'8% dei tumori. Andiamo a leggere poi l'ereditarietà, un peso molto basso nella genesi tumorale, meno del 2%. Però vi faccio vedere, ecco, anche l'esposizione, radiazioni ionizzanti e l'esposizione ai raggi UVA sono responsabili
responsabili del 2% dei tumori. E poi l'inquinamento ambientale. La tabella la faccio vedere agli amici a casa, spero che anche tu riesca a vederla, Piero. Però quando si va nel dato relativo alla dieta, a livello Stati Uniti 2012 danno solo il 5%, mentre nel Regno Unito si attribuisce, dato relativo al 2010, fino al 19% di cause di tumori. Cosa ne pensi? Ti ritrovi? Mi sembra un po', soprattutto in America, un po' bassa questa stima del 5% dovuta alla dieta, non credi? Ma sono tutti dati che prima o poi verranno smentiti inevitabilmente, perché poi per poter andare avanti da tutti i punti di vista, per la sopravvivenza del genere umano, per starci dentro con le spese e tutto quanto, la vera causa dei tumori dovrà venire fuori inevitabilmente. Se mi contattano, non perché io abbia un atteggiamento da persona superba, orgogliosissima, ma assolutamente, sono di una semplicità disarmante, che vogliono, gli insegno come si conduce una buona indagine alimentare per cercare di capire le cause. Dopodiché si vede che in base ai vari tumori che si prendono in considerazione, si vede le abitudini alimentari le persone colpite, e lì casca l'asino, e lì si vede che tutti quelli che hanno determinati tumori sono frequentissimi, se non quotidiani, consumatori di certi alimenti, e via dicendo, tutti, dal tumore all'intestino, all'utero, all'ovaio, al seno, alla prostata, al cervello, mamma mia, sarcomi, leucemie, tutto quanto. E magari si potrebbe anche scoprire che se le persone rimuovano la causa alimentare, si potrebbero ottenere magari anche tanti tanti risultati decisamente validi. Ho visto persone fermare dei tumori, e guardate che io sono come San Tommaso, credo solo quando ho messo il dito e il naso, basta.